andare oltre. Ciao, ciao Lorenzo. Stavo dicendo, andremo oltre i confini, quelli canonici della pallavolo, perché in un percorso che noi improvvisiamo, perché in queste chiacchierate io non predetermino nulla, neanche con te, ho cercato di delimitare un po' il perimetro della personalità di Matteo Piano, per quello che ovviamente ho conosciuto io, ho avuto modo di apprezzare la tua sensibilità, la tua capacità, insomma, tante cose. Prima cosa che ti chiedo è come stai obbligatoriamente? Sto Perché, bene, sto ecco, bene. questa è una cosa molto importante. Io non mi distraggo intanto perché vado a cercare un po' di foto, sai che No, no, tutti tranquillo. chiacchieriamo. Io sto guardando che sto bene. Mi hai fatto una domanda, questa settimana ci ho pensato tanto e stamattina ho pensato che avrei anche bisogno di un parrucchiere, perché ho detto, sto ciuffo che non sta più da nessuna parte. Infatti ho detto, devo dirglielo a Lorenzo. Teo, tutti. Allora, guarda qua, io ho un po' spulciato in giro, ora tu hai iniziato la quarantena. Io ho letto Diaboliche, tu cosa hai letto? Io le... No, quella è Fantaguerre, che è una rivista bellissima che unisce scrittori e non solo di varie personalità con una tematica. E ho letto tanto questa quarantena. Infatti, una delle cose che sapevo, mi avresti chiesto che sei attento su questo argomento. Ho letto tantissimo, tantissimo. Allora, Matteo, tanto ti rendo dei complimenti, ma quanto sei bello, ti ricordiamo qui, ti ricordiamo là. Noi facciamo un excursus, ovviamente, anche della tua carriera, però insomma, andiamo un po' fra il Matteo personaggio pubblico, il Matteo giocatore, il Matteo persona. Chi è Matteo Piano? Cioè, io me lo chiedo, perché quando ci sono delle persone un po' più complesse rispetto a quelle che attaccano e murano, chi è? Tu come ti definiresti? Ah, Allora, ho da Daniele poco scoperto. Daniela Lia ti ha Sì. salutato, ti ha fatto bel baffo, eh sì, vabbè, ci sta, Hai vai. visto? Ho messo il baffo, infatti, Dan. Ma allora, ho scoperto da poco questa definizione che mi è piaciuta molto, che è multipotenziale. Quindi mi ritengo, se prima magari mi sarei definito poliedrico, vulcanico e tutto, penso di essere un po' un misto. Multipotenziale descrive sicuramente il tipo di persona che sono, quindi che ama fare diverse cose e cerca di trarne il meglio da tutte, allo stesso tempo, sapendo che ci sono delle priorità, però, come dire, contaminandole. Già lì, già, multipotenziale, contaminare le attività, avete già capito. Stiamo un po' mettendolo a fuoco, pian pian. Questa mezz'oretta che passeremo insieme, ti devo dire che abbiamo fatto delle chiacchierate bellissime durante il lockdown e continuiamo a farle anche in questo weekend, lo faremo anche settimana prossima, cioè, con un rapporto molto confidenziale con voi che siete ben oltre dei semplici giocatori di pallavolo. Devo dire che ci sono stati dei momenti veramente molto belli. Tanto molti commentano il tuo ciuffo, perché, ma ci sta, voglio dire, ci sta. Infatti, ecco. No, no, vabbè, ma cioè, ci ho pensato e anche in quello, nel senso, ogni tanto ci penso, dico, alla fine me ne frego abbastanza, cioè non sempre, però sì, ho per fortuna dei miei compagni di squadra e amici che ogni tanto mi bacchettano un po' perché io sono, cioè, sono così, nel senso, non... Poi il capello lungo, io è sempre, tutti mi hanno sempre preso in giro, mi dice Matteo, ma hai la fortuna di avere i capelli, ma mettiti un po' a posto la mattina. Io esco di casa, vado. Quindi questo è, questo io sono così. Ti dicono di metterci del gel in testa. Io leggo quello. Eh Guarda che c'è qui anche, guarda. Allora c'è anche Serginio, grande libero, che sì. partecipa spesso alle nostre conversazioni, che saluto con grande affetto, miglior giocatore dell'ultima Olimpiade. Allora dai, siamo arrivati lì, perciò il link, visto che la chiacchierata è... Noi stiamo slalomando, perciò voglio dire, facciamo un gigante, non facciamo uno speciale, perciò andiamo da qua di là. Ovviamente tra gli argomenti c'era questo, perciò ce l'ha introdotto Sergio e ti faccio vedere questa fotografia qua. Quella È la è... faccia che hai fatto a Teo, mi è piaciuto questo momento di hesitation nella riflessione, vai. No, questa è stata la medaglia più in corsa della mia vita finora. Ma è un misto. Quella medaglia per me ha significato tanto, ha significato tantissimo, sia personalmente che di squadra, soprattutto di squadra, un percorso. È stato un podio amaro, un podio strano,
Io sono stato un po' sfortunato perché sono stato scelto per l'antidoping, quindi è stato anche un po' di... è una gran sfortuna, cioè no, viva l'antidoping che fa il suo lavoro, ma ti cattura da degli attimi della vita. Io ricordo amici che sono stati presi all'antidoping con lo scudetto di Modena che si perdono proprio quell'ora che è magica, sia in bene che in male. A Rio è stata un'ora pesante, pesante, perché avevamo appena perso la finale, avevamo vinto l'argento, quindi era un'ora pesante. Quindi sono stato anche da solo in questo stanzino. È stato anche un po' quello il rammarico. Quindi mi viene in mente quello, mi viene in mente le lacrime di quando guardavo il terapista che mi ha accompagnato durante tutto il percorso, Sebastiano Cencini, portandomi fino a lì, perché io 5 mesi esatti prima di quel 21 agosto ero in sala operatoria. Quindi è stato un percorso gigante l'Olimpiade. Poi l'Olimpiade è così, cioè, boh, inizia e finisce in un battibaleno. È stato immenso, bellissimo, quel Maracanasigno. Ti giuro che a pensarci mi sembra cioè, sembra una cosa che io guardo non da lontano, ma che guardo davanti a me. E quella è la figata, perché è stata così tanto intensa che mi sembra sia esca dalla mia quotidianità, da quanto è stata gigante, soprattutto in questo momento. Visto che hai parlato di infortunio, poi ti faccio vedere un'altra foto di Rio. Barbara ti chiede a che punto stai con il recupero. Sto bene, sono contento che stiamo facendo dei bei passi in avanti. Non è facile perché io pensavo di essere a posto senza tutta questa pandemia. Quindi ho dovuto metabolizzare anche nelle ultime settimane rimettermi in palestra con un'altra ottica, perché all'inizio sono tornato in palestra dopo Pasqua 2 settimane, poi sai, quando inizi a metabolizzare il fatto che non giocherò con i miei compagni, che non giocherò con Milano le partite che avrei dovuto giocare, mi dispiace, quindi mi è salita molta rabbia e niente, non ci posso fare niente. Un'estate sicuramente diversa, e continuare ad allenarsi per qualcosa che è sempre più lontano, perché di nuovo la pallavolo sarà ancora più lontana. Quindi mi rendo conto di stare compiendo qualcosa di difficile, perché è un anno lungo, quasi due, con infortuni mi sto portando dietro da una vita, ma non per demerito di nessuno, per condizioni inaspettate. Però sto bene, per un'altra volta sto bene. Allora, innanzitutto salute per piacere a Anna Maria perché sei il suo idolo. Ha già scritto 3 volte, Ciao saluta. Anna Maria, ciao Anna Maria, ciao. Allora, ti faccio vedere a questo proposito perché io un po', so, visto che qualcuno di voi lo conosco abbastanza, mentre parlate penso anche di capire dove potrete andare. Perciò il tuo ragionamento, eccolo qua. Matteo, cadi, rialzati, cadi, rialzati. È un po' il fil rouge della tua carriera, Matteo. Cioè, vai a Modena, ti fai male quando ci sono le partite più importanti, poi dopo ti fai male quest'anno quando inizia il progetto di Milano. Mentre tu pensi, anche un po' di sfiga, Teo, anche un po' di Sì, sfiga, dai. no, no, sicuramente. Io ho imparato anche un po' a conviverci, nel senso che ho fatto il primo anno a Modena che ho iniziato a stare molto male durante la parte finale dell'anno, molto, 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 molto male. E forse è stato quello. Io credevo quell'anno che abbiamo perso quello scudetto, credevo che fosse una fiaba, che finisse bene. Credevo di vincere lo scudetto con quei compagni a cui ho voluto molto bene. È stato un bellissimo gruppo quello del primo anno di Modena, come quello del secondo stesso. Quindi sai, quando ti rendi conto che io sono stato malissimo, ma 3 mesi, di cui l'ultimo veramente ma pieno di dolori, ho avuto la fortuna di avere i miei compagni, Angelo, il Tubo, organizzati che sono stati molto bravi a mantenerci tutti uniti. Quindi anche per quanto riguardasse me, no, il mio dolore è un dolore che veniva, come dire, accolto e gestito. Quindi speravo, meritavo un finale. E non c'è stato. Quindi io sono continuato a star male, mi sono dovuto operare lì la prima volta alla schiena. Quindi sai, poi quella mi ha fatto sorridere perché ho tenuto così tanto duro per uno scudetto che non abbiamo vinto. Lo scudetto dopo io mi sono dovuto operare e lì è stata una scelta, ma
Ma sicuramente dura, forte, però sono arrivato a Rio, perché sai, non era sicuro, era una scelta forse che non avrebbero fatto in tanti, un po' forte. Però non ho giocato le ultime partite dello scudetto, i playoff, quindi comunque... Mentre tu parli, io faccio vedere due immagini per poter Sì. vedere questo qui. Insomma, è Quella stato l'abbiamo vinto, grande. guarda, sono passati 4 anni esatti qualche giorno fa. Guarda qua, tu parla pure di quello scudetto perché l'avevo preparato, Ok. ovviamente, perché insomma è stato il più grande risultato in campionato che hai ottenuto. Insomma, quel triplete In magico. Tu parla, campionato, sì, quello, le Coppa Italia, sono faccio vedere anche state quella. Tu parla che io arrivo. belle. Dai, quindi quello lì, poi sai, ho rinunciato, è così, mi ha dato e mi ha tolto la pallavolo in tanti momenti. Quello che mi ha tolto, me l'ha tolto come anche quest'anno, capisci? Mi ha tolto una stagione, in effetti, questo infortunio. Da una parte, è vero, ci ho sofferto tanto, sicuramente ci soffro ancora. Dall'altra, mi ha fatto crescere in una maniera incredibile sotto altri punti di vista, a livello di spogliatoio, come capitano, sotto altri aspetti, come gestione proprio intera. Mi ha dato molto di più, perché di solito non faccio queste cose, nel senso che non è che mi preoccupo, ma perché magari devo giocare, fare adesso. Quest'anno comunque ero fuori dal campo, ho cercato in qualche modo di poter dare tutto quello che avessi in altri ambiti. Ovviamente non potevo né schiacciare, né muovere, né battere, quindi oltre a fare, cioè, è stato l'anno, credo, dove ho passato mai così tanto tempo in palestra. Io, ma anche adesso, sai, perché comunque facevo tutto il mio percorso che era lungo e poi stavo lì. Infatti erano un po' tutti arrabbiati con me ogni tanto, se mi compaio proprio stanco. Io arrivavo la domenica alle partite che veramente, non scherzo, mi addormentavo. Cioè io ero stanchissimo, perché mai facevo la piscina, l'allenamento. Poi anziché andare a casa, io stavo lì, perché i miei compagni arrivavano quando io magari smettevo, e quindi stavo lì. Oppure finivo l'allenamento e stavo lì. Quindi facevo questi ritmi molto utili, però sai per cosa? Per il cuore, per l'anima, per stare con loro. Ed è stato magnifico, mi ha dato tanto. Quindi sì, mi ha tolto. Mi ha dato dell'alto. Io cerco di, cioè, nel senso, poi anche non mi fermo tanto anche lì, non è che ti piangi addosso, no, vai avanti. Quindi anche lì ho perso con gli infortuni alcuni momenti, ne ho presi altri con maggiore intensità. Cioè, quello che sono adesso purtroppo è frutto di tutto. Progetto Milano, eccoti. Allora, qua c'è un giocatore che è Abdelaziz, che dicono che vada a Trento, dicono, sai, dici tu, si dice che vada a Trento. Cosa c'è nel progetto futuro di Milano, che è una città molto importante per quanto riguarda anche l'economia del progetto Superlega, cioè Milano sì, Milano no, soprattutto con l'Allianz Cloud, cioè un impianto moderno, fantascientifico, fa una bella differenza, cioè se c'è Milano nel movimento è importante. Cosa ci vedi, Teo? Poi qualcuno ti ha chiesto anche fallo spoilerare sulla squadra, però lui non fa il direttore sportivo, adesso No, l'abbiamo detto. L'altro giorno abbiamo no, sentito Sberto e gli ha detto che rimane lì, perciò il palleggiatore ce l'avete, insomma, si diceva che poteva andare a sì, Piacenza. Vai. rimane qua. Vai. Ma Milano è stato un progetto bello, incredibile, credo, di cui la pallavolo italiana avesse bisogno, no? Di un'altra realtà che potesse attirare pallavolisti, attenzione sportiva e anche altro. In questi 3 anni, secondo me, è stato fatto qualcosa di gigante. Io, quando ho sposato il progetto di Milano arrivava veramente da una tipologia completamente diversa. Qua sei col presidente Fisio, Pusaro, uno bello Salsi, carico, Massimo fondamentale in questo Sterpe, progetto. sì, ha comunque investito su alcuni valori, investito sulla pallavolo e anche sul trasmettere tramite lo sport valori importanti. Abbiamo fatto 3 anni incredibili. Di crescita gigante, auguro a Milano, e l'ho detto, di crescere, nel senso di arrivare ancora più in alto. Questa quest'anno, sì, Sì, questo è il vabbè, mio progetto tu di parla, calcio. Teo, io ti seguo, tu parla. Auguro a Milano di arrivare. Auguro a Milano di arrivare a confermarsi quello che ho detto. Io amo questa realtà. Amo star qua, amo tutto quello che sono diventato, stando qua, quello che siamo diventati anche insieme, io, Milano, i miei compagni. Vorrei ancora vincere qualcosa, e sarebbe molto bello
farlo con questa maglia, quindi in questo io metto insieme il mio desiderio, sogno personale con quelli della società e della città, quindi spero e mi auguro che Milano vada in questa direzione nella brevità dei prossimi anni, perché comunque sarò anche di parte, però un po' di pallavolo ne ho girata di città italiane e l'Italia l'ho girata tanto, però Milano, che non è mai stata una delle mie città preferite fino a prima che ci arrivassi, è unica nel suo genere in Italia. Riuscire a portare la pallavolo qui, secondo me, è veramente qualcosa di molto importante, ma per le attenzioni che ci sono e per le connessioni che questa città regala, anche tra gli sport stessi. Allora, te l'hanno chiesto in 5 o in 6, perciò la domanda te la devo fare. C'è uno scambio ipotetico di opposti fra Trento e Milano? Perciò direi Abdella Azizla. Guarda, io sarei stato veramente Luca felicissimo. Vettori viene qua. Cioè, felicissimo di giocare con Luca. Sarebbe stato molto bello ritrovarsi. Purtroppo non credo. Purtroppo non credo che ci sia questo scambio, ma auguro a entrambi un futuro veramente ricco, perché sono due persone incredibili, oltre ai due giocatori che stimo, sia Luca che Nimir, voglio molto bene a entrambi e gli auguro il meglio, ed è difficile augurare il meglio alle persone quando le vorresti con te, secondo me. Io gli auguro proprio il meglio, sarei contentissimo, proprio tutto. Ed è una cosa bella che ho imparato con la pallavolo. Allora, si dice anche qua che possa andare a Verona la settimana prossima, ci sarà, udite udite, Rado Stoichev, con cui parleremo. Personaggio complicato, però io sono convinto di riuscire a districarmi all'interno del labirinto Stoichev, e glielo chiederemo, perché dice che può andare, glielo chiediamo lui. Ma ha detto, sentiamoci la settimana prossima, perché avrò finito la squadra e ti dirò cosa succede. Poi sentiamo cosa succede. Allora, molti hanno scritto di questo, amico mio, guarda qua. Allora te lo faccio vedere, no? Perché l'avevo preparato. Cos'è il tuo libro? Questo è il mio libro, non ce l'ho dietro, sono un pessimo venditore in questo caso. Ma c'è Dio, guarda qua, è stato... Te lo promuovo, non l'ho scritto io, ma te lo promuovo volentieri, vai. No, è stato, guarda, una delle cose ci penso tutte le volte che riesco a pensare a questo libro, mi è capitato l'altro giorno, sono così contento e grato di aver fatto e scritto questo libro, ma non ce l'avevo come sogno, devo essere onesto, però forse è quello. Io ho bisogno di, appunto, ho dei rami che mi piacciono e li intraprendo, mi ci impegno, mi ci applico, imparo, poi posso essere bravo, posso essere meno bravo. Il libro è stata un'idea che poi è venuta fuori, e vederlo cartaceo anche adesso mi fa un po' effetto, nel senso che mi fa un po' ridere, se non fossi me stesso, a esserci riuscito. Cioè, sorrido un po' perché non so se ogni tanto sottovaluto o non ho ben la percezione delle cose che faccio, però un po' mi imbarazzava anche forse esserci riuscito, sinceramente, quando è uscito. Dall'altra parte sono felice di aver fatto questo percorso con Cecilia, con la quale lavoro da anni, ed è stata una cosa incredibile. E sai, vederlo di carta è un po' come la medaglia, no? Comunque ti ricorda come le foto. Io amo le foto stampate per quello. Adesso tu mi fai vedere le foto sono tangibili, è qualcosa che è lì e ti permette più o meno di ricordarti emozioni e sensazioni che avevi, che poi non sono le stesse esatte, però ti porta indietro. È importante ogni tanto avere dei post-it, no? Su cui andare poi a rinfrescare tutto. E lo sai, Paolo che parte e dice bene del libro. Oggi lo stiamo facendo, no? Così. Devo dirti che arrivano tutti i commenti positivi, mi hai fatto emozionare. Paolo Tardio, che è il nostro bravissimo Pier, ha detto no, sì, rispecchia fedelmente la personalità del nostro campione. Milena dice che l'ha letto, le è piaciuto moltissimo. Chiede tre volte, chiede se la saluti. Saluta Milena per piacere. Ragazzi, a me fa molto ridere. No, io amo questo, vedo delle dirette di gente che saluta gente tutto il tempo. È divertentissimo. Io saluto, saluto tutti quelli che vorrebbero essere salutati. Allora, ti faccio vedere una foto che va un po' indietro, perché è l'anno in cui io ti ho conosciuto. Perciò hai capito quando. A Sky eravamo? No. No, ancora prima. Io vedi la presentazione a San Giustino. E tu eri un
non posso dire un pulcino bagnato, eri un lungagnone di modi gentili, che mi colpì molto quando ti feci la domanda, come si fa abbastanza canonicamente alla presentazione del campionato, e tu rispondesti in maniera non banale, ed eri un ragazzo giovane. Tanto è vero che alla fine mi sono fermato a parlare con te, perché mi avevi colpito. E ti avevo anche dato due consigli per i centrali, che mi ricordo ancora. Ho detto, guarda, tu secondo me diventi molto bravo. Guarda questo che era molto bravo ad attaccare, guarda questo che era molto bravo a muro. Non dico chi sono, ma è facilmente intuibile. Da quel giorno ad oggi sei cambiato? Qual era la domanda che mi avevi fatto sul palco? Non mi ricordo. Probabilmente ti avrò chiesto cosa ti aspettavi. Sì, mi avevi chiesto una cosa legata forse al territorio, al mio essere là. Comunque è il mio terzo anno. Allora, io... E San Giustino, un bel progetto con un grande presidente, Erveno Ion, sì, che salutiamo. Castello, con grande appassionato, mi ha tentato. Un pallavolo, bravissima persona. Credo di essere lo stesso. La sostanza è quella che ho da quando sono ad Asti. Sono molto più me stesso di prima, mi conosco meglio, sono maturato, sono cambiato rimanendo me stesso, che è uno dei concetti poi chiave che sono andato a estrapolare nel libro, perché è sempre stata un po' la mia paura quella di uscire di casa e che le persone mi ritrovassero cambiato, ma in senso negativo. Io continuavo ad avere nella testa il cambiamento come una cosa negativa. Poi già con Angelo Lorenzetti mi diede delle belle riflessioni, e poi ci lavorammo con la Sicilia, e oggi io ho capito che sono quel ragazzo astigiano che faceva mille cose, sono un ragazzo di Castello, sono un ragazzo di Piacenza, di Modena. Sono quello che è arrivato a Milano e sono consapevole di tutti questi insiemi di ragazzi che sono stato, e la sostanza è quello, ho cambiato il modo, ma è viva anche cambiare. È giusto così. Allora, visto che hanno scritto BDB, Progetto Statale Brodo di Becchi, ovviamente ti avrei fatto parlare di quello, ma ho preso anche una fotografia che ti ritrae con Luca, con cui hai in comune il progetto Brodo di Becchi, ma dove sei anche testimonial, e perciò volevo questi due aspetti, cioè il fatto che tu sia anche impegnato molto nella fattispecie qua per la campagna del Largo, quando eravate a Modena. Questa credo sia una delle foto un po' più divertenti, allo stesso tempo un po' più imbarazzanti, di schiacciare quei panettoni che abbiamo mai fatto, però è bella. Forse l'abbiamo, no, è stato bellissimo l'anno con Admo a Modena, perché ci siamo ritrovati, ed è bello, cioè, è bello nel senso, è ricco, è qualcosa di importante che associazioni piuttosto che persone si rivolgano a te per veicolare messaggi o comunque comunicati importanti. Quando Admo, io ho incontrato Modena, l'associazione donatori di midollo osseo, è stato bello, perché dici, cavolo, è importante che ti diano una maglietta con cui ti vesti e cerchi di spiegare alla tua cerchia, quindi a tutte le persone che ti seguono e che ti conoscono, l'importanza di poter fare un gesto che veramente può essere vitale, non tra virgolette, ma vitale per alcune persone così come Avis quest'anno qua a Milano. Tanti, ed è bello, bisogna essere bravi perché devi anche immergerci dentro. Ed è forse un po' quello, Brodo di Becchi ha aiutato in questo, ha aiutato nel fatto di mostrare il nostro lato sensibile e il nostro lato di voler essere utili in qualcosa. Abbiamo detto, la pallavolo ci ha dato tanto, anche fuori dal campo come popolarità e quant'altro. Cosa te ne fai della popolarità? Punto di domanda, colmala dei tuoi interessi e fai sì di veicolare delle cose utili. Quindi Brodo di Becchi è nato come web radio, poi tutto il progetto, diciamo, sartoriale africano è diventato quel che è adesso. Quindi abbiamo coinvolto tutta la parte africana, tutta la parte di sartorie sociali italiane, e adesso c'è tutto un discorso che va oltre, che è il discorso attuale, quello di pensare a scelte che siano utili per il futuro, quindi a quello che compriamo, quello con cui ci vestiamo,
Sì, io qua la maglia di Milano non mi si vedono mai, la scritta Paolo Colli Milano, poi infusavo e mi sgridavo. No, falla vedere, falla vedere. E quindi è quello, è importante, cioè anche lì ragionare, abbiamo fatto i progetti con le scuole in Trentino, grazie a Mandacaruva, e con i ragazzi parli, nel senso vai a capire anche cose che magari tu 10 anni fa non pensavi, perché devo andare in un negozio e mi vendo una maglietta a tot, piuttosto che andare a cercare, è importante, abbiamo un ruolo bellissimo nello sport, perché non utilizzarlo nella vita? Vi avevo detto che avrei parlato oggi con una persona non banale e ne avete avuto conferma, casomai non lo conosceste ancora, il nostro Matteo Piano. Allora, vi ricordo tra l'altro che tutte le interviste poi non rimangono fine a se stesse su Instagram, ma le potete rivedere tutte su dallarevole.com. E oggi arriviamo a 60, perciò sono 60 personaggi che hanno 60 storie diverse da raccontare, in maniera molto particolare come quella che sto raccontando oggi con Matteo Piano. Allora, fra un po' arriva Tommy, perciò sai che qua abbiamo dei tempi da rispettare. Tommy Beretta, io ti faccio vedere altre due immagini perché vorrei chiudere con la nazionale, perché ne abbiamo parlato un po', ti faccio vedere due immagini che nel cuore sicuramente ti stanno. Una è questa, è la Grand Champions Cup, dove avete ottenuto il risultato molto importante. No, cos'è? 17. Ah, il 2017, che bella. Ok, e dove il qui presente Matteo Piano è stato premiato miglior centrale. Eccoti qua. Perciò direi che è un bel punto di ripartenza, Teo. Vedo che sorridi e mi fa molto piacere perché ho cercato delle immagini, cioè ho detto è una persona non banale, non posso trovare delle immagini banali. Perciò questa qui sono andata a cercarla perché questo è un riconoscimento molto importante. L'azzurro cosa rappresenta nella tua esistenza? L'azzurro rappresenta ora un modo di fare pallavolo, un modo di poter avere una strada con cui fare pallavolo. L'azzurro è questo, è la rappresentazione, dovrebbe essere la rappresentazione della pallavolo, no? Quella da cui attingere, ma quella anche che attinge dalla base, che sono i giovani. Quindi quella rappresenta il mio modo di vedere l'azzurro, il poter essere, sì, una piccola parte che va a prendere qualcosa, che va a vincere, a giocare, a battersi, ma anche a perdere qualcosa che vale per tutti. Cioè, che grazie a noi, tu, Lorenzo, senti la Grand Champions Cup, senti quelle cose lì. Quella Grand Champions Cup è stata gigante perché abbiamo fatto un'estate difficile, non con grandi risultati, ma abbiamo lavorato tanto, come lavorano tutti tanto, e non lo metto in dubbio. Però ero contento che avessimo vinto poi una medaglia d'argento a quel torneo con un gruppo messo insieme che ha lavorato tutta estate per quello lì. Poi è arrivata quella medaglia personale, beh, mi ha emozionato, ma perché non ho mai vinto nulla io. E sai, ero vicino a Lucas, che è stato uno dei forte centrale con cui abbiamo giocato in vita mia, amico che stimo, che mi ha dato tanto, sai, cioè, essere lì comunque con degli amici vicini è stato bello. Per uno che non ha mai vinto un tubo, ero contento. Allora, a questo proposito chiudo con l'ultima domanda, ti faccio vedere una bella immagine e poi c'è la domandissima e ti saluto con grande simpatia. Allora, la fotografia è questa. Questa è la festa a Casa Italia a Rio, sì. 2016, dice il presidente del CONI Malagò, tu sei là dietro. Fu una festa per pochi intimi perché c'era un vento pazzesco, c'era, ricorderai quella sera, una condizione meteo particolarissima, sì. C'era un vento che doveva passare una passerella molto lunga per arrivare a Casa Italia, che era in un isolotto, e c'era il pericolo di cadere giù dalla passerella, perciò dopo con una fune, insomma, siamo arrivati, è stata una serata bellissima. E chiudo con questo. Allora, guardate il tuo curriculum in nazionale, 159 presenze. Allora, abbiamo detto argento all'Olimpiade, argento all'Europeo nel 2013, bronzo nel 2015, argento alla Coppa del Mondo nel 2015, due volte bronzo alla World League, un argento e un bronzo alla Grand Champions Cup. Chiudo con questo. Non ho mai detto la parola oro, Matteo. E ora è quello che mi manca, è quello che mi manca tanto. Io quello che veramente
vorrei in azzurro e desiderei insieme ai miei compagni e loro. Non credo, cioè, sono contento, mi piacerebbe vincere ancora, non ho il curriculum per poter dire no, voglio vincere tutto. Ci sono, credo, pochi campioni che hanno quella stoffa lì, ho avuto l'onore di conoscerne qualcuno. Io con ambizione dico che non posso dire umiltà perché non è umile dire di voler vincere loro, però forse sì. Sì, vorrei tanto un oro perché mi manca, sinceramente, e sarei grato. Un oro di squadra ci vuole. Arriva Teo, arriva. Grazie Teo, ti abbraccio. Grazie, Teo. Forte. Grazie, anch'io. Saluta Tommy Beretta e a presto. In bocca al lupo per grazie tutto, a tutti, Teo. Grazie. Vediamo presto, speriamo. Grazie, grazie. Un abbraccio grandissimo a Matteo Piano.